Liberated from the tyrannical grip of the invading Nazi forces. Roosevelt is reported to be meeting. Ehi, allora, com'è andata al porto? Vuoi dire con Derek? Già, è uno strano, vero? Ti ha dato il lavoro? Sì. Ho dovuto ripassare dei tizi, ma era robetta. Spreme quei poveracci proprio come ha fatto col mio vecchio. Beh, non eri costretto a farlo, non è che ti ha forzato a lavorare per lui, no? Mia mamma quasi l'ha fatto. Smettila di frignare, stai in contatto con Derek. Credimi, a lavori migliori che spremere quelli del porto. Ma che? Ti sta sul cazzo, è rosso? Rallenta prima che ti facciano accostare. Oh, calmati, vado di fretta. Che minchia succede? Dobbiamo levarci dalle palle! Che cazzo state aspettando? Prendeteli, ragazzi! Brian, che facciamo con gli spiriti? Avanti, andiamocene di qui! Corri, io ti seguo! Merda! Spirit! Guardami le spalle mentre apro la porta. Tienimi lontani con gli sogni. Ci sono quasi. Tieni le bade ancora un po'. Vamo, brutta stronza. Ok, fatto. Andiamocene di qui, Vito, dai. Fermi, polizia! Non avete scampo! Cazzo!
Merda sfadagliosa! Se coperto di ghiaccio, se scivoliamo siamo morti. Ma non abbiamo scelta, io in galera non ci vado! Da questa parte, di qui forse arriviamo in strada. Merda, sberle! Fermi, polizia! Non avete scampo! Tieni la bada ancora un po'. Ok, fatto. Andiamocene di qui, Vito, dai! Pierre non ci crederà mai, cazzo. Stupide bastardi. Andiamo. Fanculo, sbirro! Non l'irlandese questa grandissima ninja. Che cazzo era quello? Brian O'Neill, pazzo scionzo irlandese, non troppo brillante, di solito fa lo scagnozzo. Non credo fosse lui il cervello dell'operazione. Merda, gli spiriti, via dalla luce! Andiamoci. Tranquillo, dammi la borsa e mi libero io della roba. Va bene, amico, ci vediamo a casa. Cerca di non farti beccare mentre torni. Chiesto posto di blocco sul lato del ponte verso Uppertown.